Buona la prima per Massimo Silva all'esordio sulla panchina della Vastese dopo l'esonero in settimana di Marco Amelia. Gli aragonesi hanno vinto 2-1 al Polisportivo di Civitanova contro una San Giustese che ha offerto una buona prova soprattutto nel primo tempo. Silva, in soli 4 giorni di allenamenti, ha rivitalizzato giocatori che erano finiti ai margini del progetto abruzzese, quali Palumbo, Dos Santos, Vittorio Esposito, e non a caso hanno messo lo zampino sul successo in terra marchigiana. Sontuosa la prestazione di Palumbo, autore del gol del pari dopo il vantaggio iniziale dei locali, mentre Dos Santos ha completato il sorpasso. Esposito è andato al piccolo trotto, ma quando si è acceso ha fatto vedere le sue straordinarie doti tecniche e solo un monumentale Chiodini gli ha negato la rete. La San Giustese era partita bene mettendo in difficoltà la Vastese, costretta a scalare i due esterni di centrocampo, proponendo in fase di copertura una difesa 5. Romano è stata una spina nel fianco degli ospiti, mentre il gol alla truppa di Campedelli è mancato di un soffio. Gli abruzzesi hanno impiegato più di un quarto d'ora a trovare le giuste contromisure. Una gara giocata a viso aperto dai rossoblù nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. Il vantaggio della San Giustese è persino meritato. Lo firma al 28esimo Alessio Palladini al termine di una bella azione corale. Ma la gioia dura appena 100 secondi perché Palumbo poco dopo disegna una traiettoria imprendibile per Chiodini con la palla che termina sul palo lontano. L'episodio che cambierà il volto, la partita arriva al 42esimo, Buonaventura rimedia il secondo giallo per un fallo tanto ingenuo quanto inutile. La superiorità numerica regala ampi spazi alla Vastese che si piazza stabilmente a 3 dietro con un secondo tempo in pieno controllo. Al 19esimo il gol del sorpasso, Pizzutelli calibra una punizione col goniometro per la testa di Dos Santos, sino a quel momento evanescente. Il vantaggio spiana la strada agli ospiti che al 24esimo mancano il tris quando Chiodini ci mette letteralmente la faccia al termine della serpentina di Vittorio Esposito. I cambi ordinati da Campedelli non produrranno pericoli dalle parti di Di Rienzo, per lui solo ordinaria amministrazione, mentre il finale è tutto aragonese. Per la San Giustese arriva la quinta sconfitta consecutiva in casa, il cammino verso la salvezza diretta appare ormai compromesso. Mister, com'è stato questo ritorno in panchina? Al termine della gara l'abbiamo vista però provata nonostante la vittoria, 3 punti importanti. Sì, insomma, beh, è chiaro, 3 punti importanti, la partita poi comunque eravamo in vantaggio, potevamo anche chiuderla col terzo gol e quindi si sta sempre in apprensione perché il calcio non si sa mai, però dopo abbiamo condotto bene nel finale senza soffrire, una vittoria importante per i ragazzi. Ecco mister, Palumbo è stato a mio giudizio il migliore in campo, benissimo anche Di Filippo perché dalle retrovie in pratica cercava di far ripartire subito l'azione per la propria squadra. Dos Santos e Vittorio Esposito a fasi alterne, però quando si sono accesi hanno insomma creato non pochi problemi. Sì, sono i nostri tre o quattro giocatori di spicco e quindi loro ci devono dare quella qualità in più. Devo dire che chiaramente anche psicologicamente, soprattutto i tre davanti, non erano proprio carichi, però con i gol e con le giocate di oggi prenderanno morale e ci daranno una mano sicuramente. Impostavo la difesa 3, poi devo dire che gli esterni della San Giustese erano molto bravi, quindi ci hanno obbligato un po' a metterci a 5. Però come dico sempre ai ragazzi, in quei momenti bisogna resistere per poi ripartire con gli esterni e l'abbiamo fatto anche molto bene. E questi due eventi hanno inciso comunque una prestazione secondo me giusta, buona, dove siamo riusciti a fare le cose che avevamo previsto. E dispiace, c'è molta amarezza perché questi ragazzi oggi si meritavano di prendere il risultato e di fare risultato, ma purtroppo questo non è successo e questo ci lascia amarezza. La situazione è difficile, lo sapevamo, ma ci sono dei progressi, l'abbiamo visto anche in settimana, l'avevamo notato e sono stati riportati in campo, perché comunque concedere pochissimo a una Vastese e mettere in difficoltà, perché comunque la Vastese può essere anche in difficoltà, ma è una grandissima squadra. E questo è comunque una cosa positiva, però ovviamente a noi adesso servono i punti. E anche se noi dobbiamo crescere ogni giorno dobbiamo trovare dei miglioramenti, perché adesso mancano 12 partite e noi dobbiamo farci sempre trovare più competitivi. Il gol preso però è venuto comunque dopo che l'avevamo fatto, la partita si doveva ripartiva dagli stessi concetti di prima,
però quell'espulsione è stata pesante.